Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi con questo video voglio rispondere ad una richiesta che mi è stata fatta. Una persona che mi segue mi ha chiesto se potevo parlare delle candele, quindi significati, utilizzi, soprattutto in ambito esoterico. Mi è sembrata una bellissima idea e quindi eccomi qui a realizzare questo video. La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo alla candela è il fuoco, perché noi accendendola creiamo la fiamma, quindi il fuoco, che è luce e purificazione. Inoltre il fuoco è anche uno dei quattro elementi che sono contenuti nella candela, perché poi più avanti vedremo che ci sono tutti e quattro gli elementi. Le candele sono sicuramente utilizzate di più in ambito esoterico e in ambito religioso, anche quando noi andiamo in chiesa, accendiamo una candela. Questo perché accendere la candela crea un legame con ciò che è divino, con ciò che è spirituale, aprendo un passaggio tra il mondo terreno e il mondo dell'aldilà. Però l'ambito esoterico religioso non è l'unico ambito in cui noi utilizziamo le candele, perché vengono utilizzate spesso anche nelle case, semplicemente per profumare la stanza o perché magari ci piace l'idea della candela accesa, ci rilassa, ci piace vedere la candela che magari è un po' carina, un po' particolare, oppure quando vogliamo creare magari un'atmosfera romantica, accendiamo tutte le candele. Ma c'è anche un altro ambito al quale magari molto spesso non si pensa, ma che comunque prevede il rituale della candela, che è la torta di compleanno, perché noi sulla torta di compleanno mettiamo le candele, le accendiamo, diciamo al festeggiato di esprimere un desiderio e poi di spegnere la candela. Questo è un rituale che magari non è esoterico, però in un certo senso forse un po' lo è, perché noi diciamo esprimi un desiderio. Pensaci, soffia sulla candela, spegnilo, il desiderio si esaudirà e quindi secondo me può essere un piccolo rituale esoterico anche questo. Forse magari qualcuno di voi non ci aveva pensato, però in un certo senso lo è. Questo perché la candela crea appunto questo legame con ciò che è spirituale, con ciò che è divino, con ciò che è magico e quindi anche esprimere un desiderio e sperare che si avveri ha comunque qualcosa di magico. Ma io in questo video, come vi ho detto all'inizio, voglio parlare specificatamente dell'ambito esoterico, quindi tutti gli altri contesti li lasciamo da parte e ci soffermiamo su quello. Come vi dicevo prima, il fuoco è l'elemento principale, è uno dei quattro elementi, ma nella candela noi li troviamo tutti e quattro. Abbiamo la terra che è rappresentata dalla cera e che simboleggia il magnetismo, quindi assorbe pensieri ed emozioni. Poi abbiamo l'acqua che è rappresentata dalla cera che si scioglie e in questo caso simboleggia la liberazione dei pensieri e delle emozioni che sono state assorbite dalla cera. Poi abbiamo l'aria che è rappresentata dal fumo, perché comunque nel momento in cui noi accendiamo il fuoco c'è anche un filo di fumo che ovviamente si accompagna, e il fuoco che va a simboleggiare la forza, la purificazione e la luce. Naturalmente, prima di utilizzare le candele per qualsiasi rituale, bisogna prepararle con degli specifici riti di purificazione che cambiano sempre in base alle culture, in base allo scopo del rituale, in base a quello che vogliamo ottenere e in base al tipo di candele che noi andiamo ad utilizzare. Ovviamente io in questo video non posso elencarvi tutti i rituali di purificazione esistenti perché sono veramente tantissimi e molte persone tra l'altro ne creano sempre di nuovi andandoseli poi a personalizzare. Uno di questi rituali consiste nel mettere le candele all'interno di un contenitore pieno di sale in posizione verticale. Il sale è capace di assorbire le energie negative che provengono dalla candela. Non è detto che ci siano per forza ovviamente delle energie negative, però quando voi comprate una candela nuova, comunque è stata toccata da tante persone, è stata all'interno di una fabbrica, quindi potrebbe aver assorbito energie negative. Quindi la prima cosa da fare è toglierle utilizzando il sale, che è sicuramente il metodo più economico e alla portata di tutti per andare a togliere la negatività. Il consiglio è quello di lasciare le candele all'interno del contenitore con il sale per tutta la notte, dopodiché vanno cosparse di olio. Questa procedura si chiama vestiario.
investizione ed è importante capire come va fatta, perché se volete attrarre qualcosa la dovete fare in un certo modo, se volete invece allontanare qualcosa dovete farla in un altro. Se voi volete allontanare qualcosa dovrete cospargere la candela di olio utilizzando entrambe le mani, partendo dal centro della candela, quindi dall'interno, andando verso l'esterno. Se invece volete attrarre qualcosa, dovete cospargere la candela con l'olio partendo dall'esterno e andando verso l'interno, quindi verso il centro della candela. È una procedura in realtà molto facile da applicare, però bisogna farla in un modo o nell'altro a seconda di quello che volete ottenere con il vostro rituale. Se poi volete una cosa ancora più completa, con un bastoncino di legno potrete incidere sulla candela qual è il risultato che volete ottenere con il rituale, quindi magari proprio scrivere attrarre energia positiva. Faccio un esempio ovviamente. Questo non tutti lo fanno, però se lo fate renderete il rituale ancora più completo. Un'altra cosa importante è che per accendere la candela bisognerebbe utilizzare un accendino e non un fiammifero, perché sulla capocchia del fiammifero c'è dello zolfo e questo non va bene per i rituali esoterici. Poi per spegnere la candela bisognerebbe utilizzare degli strumenti appositi. Vi lascio magari qualcosa giù in info box che potete acquistare per pochi euro su Amazon, perché sarebbe consigliabile non soffiare sulla candela, perché se voi soffiate sulla candela farete disperdere tutto quello che avete ottenuto con il rituale. Invece sarebbe meglio non disperdere l'energia, ma tenerla tutta concentrata. Ovviamente, in base allo scopo del rituale, potete utilizzare una candela oppure utilizzarne più di una. La cosa importante è che siano nuove e che siano acquistate appositamente per quello specifico rituale. Quindi non utilizzate delle candele che avete già usato per altri rituali. Poi i residui di cera e delle altre cose che eventualmente avete utilizzato vanno gettati via e possibilmente purificati sotto l'acqua corrente, altrimenti il rituale non darà nessun risultato. Un altro capitolo fondamentale associato alle candele è quello dei colori. I colori hanno una ricca simbologia, hanno tanti significati, possono essere utilizzati in vari contesti per vari motivi e quindi anche quando voi utilizzate le candele per compiere dei rituali, è bene scegliere quella del colore giusto, giusto ovviamente per lo scopo che voi volete ottenere. C'è la classica candela nera che viene spesso associata al malvagio, all'oscuro, a Satana, alla magia nera, però in realtà non viene utilizzata solo per questi rituali, ma anche perché assorbe la negatività di un luogo, quindi può trasformare il negativo in positivo e sicuramente può togliere la negatività da un determinato ambiente. Poi c'è la candela bianca che indica purezza, spiritualità, riflette la luce, quindi è qualcosa di positivo, però in realtà può anche indebolire parecchio. Quindi è sempre bene in un rituale utilizzare sia la candela bianca che la candela nera per creare un equilibrio energetico tra positivo e negativo. La candela blu è il colore del cielo, dell'eternità, serve per attrarre agiatezza, per attrarre qualcosa che sia produttivo, quindi viene utilizzata magari anche quando si vuole fare un rituale che ha a che fare con qualcosa di concreto, come può essere il lavoro, magari attrarre qualcosa dal punto di vista lavorativo. Crea sicuramente delle vibrazioni positive e aiuta anche a trovare l'ispirazione, perché il blu è il colore che è collegato anche all'intelletto. Quindi in qualche modo all'ispirazione, al pensiero. La candela verde viene utilizzata quando si vuole potenziare la fertilità, quando si vuole attrarre la fortuna o la produttività. Quindi se è una cosa che riguarda il lavoro, ad esempio, si può associare la candela blu alla candela verde. Quindi la candela blu è l'intelletto, l'ispirazione, la concretezza, la produttività, come anche la candela verde può andare a creare questo. E quindi un'associazione delle due cose può essere utile. Un'altra candela che sicuramente può essere utile in questo senso è quella gialla, perché simboleggia l'intelletto.
tutto, ma anche trionfo, splendore, beni materiali, quindi se si vuole anche attrarre del denaro va bene la candela gialla. La candela rossa è quella che viene utilizzata nei rituali d'amore, nei rituali appunto di magia rossa, avevo fatto anche un video su questo, perché attrae la forza, la passione, l'amore e quindi in questo senso è assolutamente perfetta. Però in realtà la candela rossa viene utilizzata anche quando si vuole potenziare il coraggio oppure quando si vuole infondere coraggio a qualcuno che magari non ne ha o ne ha troppo poco. La candela marrone, che simboleggia la concretezza della terra, viene utilizzata soprattutto per le questioni scolastiche o per le questioni di studio, perché è una candela molto concreta che simboleggia anche lo studio dal punto di vista proprio della motivazione, dei risultati che si possono ottenere. La candela arancione viene utilizzata quando si vuole potenziare il buon umore o si vuole attrarre il buon umore, la positività, l'allegria, la felicità, la spensieratezza. La candela viola viene utilizzata per distaccarsi da ciò che è sbagliato. Il viola è un colore che incute un po' di timore perché viene associato al lutto. Però in realtà è molto efficace quando ci si vuole allontanare da qualcosa che riteniamo sbagliato per la nostra vita. Viene inoltre utilizzata tantissimo per lo spiritismo perché è capace di forti vibrazioni ed è capace di far vedere oltre, quindi di fare in modo che la persona riesca a distaccarsi un po' dalla concretezza, dalla materialità e possa vedere oltre, nel senso che magari può avere delle nuove ispirazioni, gli si possono aprire delle nuove prospettive alle quali non aveva pensato. E poi la candela argento, che simboleggia la femminilità, il magnetismo, è una candela molto ricettiva che viene utilizzata per connettersi con i sogni e con i mondi paralleli. Queste sono le colorazioni principali che vengono usate di solito nei rituali esoterici. Vi ho dato un'idea un pochino generale perché ovviamente entrare tanto nel dettaglio richiede tanto tempo e sarebbe venuto fuori un video veramente troppo lungo, però spero in questo modo di aver esaudito almeno in parte la richiesta che mi era stata fatta. Fatemi sapere nei commenti se voi utilizzate le candele non soltanto in ambito esoterico, magari, ma anche in altri contesti. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.